Facciamo finta che andiamo al supermercato a comprare la frutta. Siccome non la possiamo assaggiare, sceglieremo quella che ci appare migliore, lasciando nelle cassette quella ammaccata e quella che non sembra matura al punto giusto. Questa metafora è buona perché rappresenta benissimo, seppur banalmente, quanto sia fondamentale concepire un curriculum degno di questo nome e presentarlo alle aziende corredato in modo da renderlo appetibile. Se non curate la forma e la sostanza di quello che scrivete, e soprattutto se non inviate una mail di accompagnamento quantomeno educata, l'interlocutore non ha motivo di tenervi in considerazione. Cosa ancor più vera nel settore della comunicazione e del digital, dove spesso si cercano figure che abbiano competenze di grafica o di scrittura, per cui il curriculum deve essere impaginato bene e senza refusi. Tenete presente che nel momento in cui vi proponete per un lavoro, la candidatura è l'unica cosa che parla per voi. Chi riceve il curriculum può farsi un'idea unicamente sulla base di esso e non saprà nulla di più. Quindi, se non lo convincete a conoscervi, non scoprirà mai quanto siete bravi e quello che siete capaci di fare. Esattamente come accade per la frutta, che non sapremo mai se e quanto è buona finché non la mangiamo, ma per mangiarla deve esserci già sembrata buona.